Ecco qua, questa mattina per partire giusto un pochettino di caffè. Dio mio, tutto questo ammazzerebbe un cristiano. Guardate, una volta l'odore mi piaceva, adesso è davvero inverecondo, non mi sono impazzito. Da utilizzare il caffè come pesticida con questa pompa da passare, pompa a pressione manuale da passare sulle piante. La caffeina è un neurotossico davvero potente, figuratevi che quando viene, le larve delle zanzare, quando vengono irrorate, non riescono più a nuotare sull'acqua e affogano. Perché proprio gli distrugge i sensi. Non capisco come ce lo siamo messo in corpo per tutto questo tempo. Beh, sicuramente non vi posso augurare il buon caffè perché sarebbe come augurarvi buona morte. I reni e le ghiandole surrenali fanno una fatica terrificante a tirarlo fuori, è davvero incredibile. E poi l'effetto post-caffè è micidiale. Infatti, che cosa fa uno dopo un altro caffè? Se ne fa un altro. Del caffè non si butta via niente, vedete qua questi bellissimi fondi. Questi li metto sotto la pianta, che è un forte repellente soprattutto per le lumache e per altri parassiti. Invece quest'altro, il caffè appena fatto, lo spargerò sulle foglie per proteggerle il più possibile dall'eccesso di parassitismo. Che quando sono in regola, come succede un po' nel corpo umano, ovvero sia in equilibrio, abbiamo una simbiosi. Quando sono troppi cominciano a diventare parassiti. Avete presente quello che succede ad esempio sui tessuti e anche ai denti? È dovuto al fatto che l'eccesso di batteri nella bocca non farà altro che le loro feci, scusate, non faranno altro che squagliare letteralmente i denti perché producono acido lattico che è acidissimo, si parla di un pH di 2. Quindi ecco uno degli altri motivi per il quale va tenuta la simbiosi. Sarebbe bello non farlo noi, ma purtroppo abbiamo modificato troppo sia il clima con le scie chimiche e la biodiversità con l'eccesso di monoculture dovuto all'alimentazione soprattutto degli animali da macello. Quindi smettete di mangiare la carne e vedrete che salverete il pianeta. Come vedete, questo melo ha un eccesso di parassiti. Guardate alcune foglie come sono ridotte. Guardate che roba. E come vedete ha anche i frutti, quindi cercherò di salvarli. Sempre con questo meraviglioso pesticida naturale che è il caffè, spruzzandolo direttamente sulle foglie. Vediamo poi nei giorni futuri che effetto farà con questo eccesso di parassiti, sperando che se ne vadano. Perché di certo non mi metto a dargli roba chimica, non ci penso proprio a inquinare le falde acquifere, perché qui sopra sono proprio su quelle, e soprattutto a inquinare il terreno per renderlo poi infertile. Guardate ancora che roba. Invece i fondi del caffè direttamente sul terreno, un repellente della Madonna per la maggior parte dei parassiti. Poi volendo possiamo anche tirarne un pochettino sulle foglie, che rimarrà sicuramente attaccato come vedete. Eccolo lì. E questo farà il suo lavoro. Questa parte è talmente repellente che il puzzo non so come farà a piacere alla gente. È veramente qualcosa di offensivo per il naso, però davvero ottimo. Ricordate che i fondi del caffè, essendo letteralmente un seme macinato, è anche nutritivo per il terreno, sempre senza esagerare, perché il seme ovviamente è una struttura che ha tutto dentro, tra virgolette, proteine, vitamine, minerali, grassi, essendo bruciato non tantissimo, però è compost naturale che fa il suo lavoro. Attenzione che acidifica però, quindi